perché penso che sia più importante dialettizzarsi con molte delle cose che sono avvenute. Però le considerazioni che volevo fare sono, diciamo, di ordine politico-sistemico, riguardano la democrazia, riguardano la Costituzione, riguardano la politica, se è finita o non è finita, perché e come è finita. La questione della democrazia investe gli aspetti che di solito a sinistra si considerano o molto poco, intendo nella sinistra antagonista, quando si parla di Stato, liquidando appunto lo Stato borghese, lo Stato della violenza concentrata dalla classe dominante, senza discutere nelle forme in cui questa violenza si esercita. E diciamo, da vecchio quotidiano, secondo me le forme sono importanti, perché facciamo un esempio repressivo: se vieni manganellato, preso a segno, fatto bersaglio di lacrimogeni o di pallottole vere o di droni, secondo me c'è differenza, l'ho detto fra noi, una differenza sostanziale, perché le forme e la sostanza si corrispondono, qualsiasi sostanza si dà in una forma, non in qualsiasi forma, in una forma, e quella è importante perché secondo me quella forma corrisponderà anche una sostanza, fine della parafrasi metodologico-filosofica. Parto da un'affermazione fatta da Guido Rossi, che è avvocato insigne, avvocato d'affari italiano, stato presidente della Consob, 2 volte presidente di Telecom, presidente dell'ENI, cioè non è uno dei nostri, però ha detto pochi giorni fa: il connubio tra mercato e democrazia, con buona pace dei tanti arroganti sacerdoti del neoliberismo, è storicamente tramontato. Parlava della Cina, ma parlava del capitalismo. Così come si può fare in Cina capitalismo senza democrazia, così stanno facendo in Europa. Nei processi di costruzione dell'Unione Europea che abbiamo conosciuto e nel processo di lunga durata, questa è una progetto che viene da lontano, cominciato 60 anni fa, il problema della democrazia è stato sostanzialmente aggirato inizialmente, sublimandolo attraverso la partecipazione dei singoli stati, e poi definitivamente accantonato. Partiamo dal dato più semplice: il Parlamento europeo. Il Parlamento europeo, la parola Parlamento indica il potere legislativo, il potere di fare quindi le leggi, le norme, di decidere cosa e come si costruisce una società, come si bilancia o si ribilancia ogni volta. Il Parlamento europeo non ha nessun potere legislativo, nessun parlamentare europeo può proporre un disegno di legge. Le leggi le fa il governo, cioè la Commissione europea, e il Parlamento può al massimo fare delle interrogazioni, esprimere una mozione di censura, cioè esprime disappunto, ma non decide nulla, certifica, ratifica o al massimo dice no, non si può fare, rimandatemi un'altra proposta. Questa cosa significa? Che noi abbiamo una costruzione dove il problema della democrazia è stato eradicato e in cui gli stati membri cedono progressivamente aspetti centrali della politica nazionale, a cominciare dalla politica di bilancio, come diciamo, battere moneta ti priva della possibilità di avere capitali anche nominali da investire, il trasferire la politica di bilancio significa che tu non puoi fare proprio più niente, tu hai dei saldi anno per anno, decidi entro quei saldi chi favorisci e chi sfavorisci dei ceti sociali della tua popolazione, della classe della tua popolazione, ma di sostanziale non decidi più niente, cioè giochi con i resti, giochi con le molliche di un pasto che viene consumato altrove. Perché è importante questo aspetto? Perché questa cosa è la fine della politica per come l'abbiamo conosciuta. Si dice spesso fine della politica perché abbiamo una classe politica corrotta, priva di idee, servile, il primo che passa si addomestica subito a qualcun altro. Andiamo addirittura in una situazione dove ci staranno i maggiori leader dei maggiori partiti che sono extraparlamentari, Grillo, Berlusconi, Renzi,
i tre partiti principali presenti nel Parlamento obbediscono a qualcuno che nel Parlamento non c'è più e che quindi deciderà secondo altre logiche, secondo altre forme che non sono quelle della politica che conosciamo. La politica che conosciamo, quella del dopoguerra, è stata quella cosa per cui le classi sociali avevano dei loro interessi specifici, sì, avevano istituzioni come i sindacati o i partiti, Confindustria e così via, i partiti in Parlamento rappresentavano questi interessi, ovviamente dentro un disegno internazionale, e lì si giocava una contrattazione su ogni singolo aspetto, su ogni singola legge, su ogni singola possibilità di redistribuzione o non redistribuzione della ricchezza, al termine del quale c'era una decisione che potremmo chiamare sovrana, potremmo chiamare a sovranità limitata per quanto riguarda l'Italia, ma insomma era una decisione formulata secondo i principi della democrazia borghese, della ripartizione dei poteri e così via. Questo a livello della Costituzione dell'Unione Europea non c'è. Tutte le decisioni vengono prese in base a considerazioni diverse, in sede diverse. È noto che mentre un parlamentare non può proporre un disegno di legge, un lobbista a Bruxelles può avvicinare qualsiasi membro della Commissione per far passare la legge che a lui gli interessa, la direttiva che a lui interessa. E questo è il processo di formazione, sono d'accordo in questo senso con Franco Russo. Non c'è guerra tra le borghesie europee nazionali, c'è un processo di fusione in una sola borghesia continentale che è andato avanti da 40 anni e che si rappresenta attraverso questo strumento dell'Unione Europea. La crisi greca è stata diversa per i greci e la borghesia greca. Gli armatori, che sono la prima industria storicamente della Grecia, gli armatori, chi ha venduto, chi si è trasferito a Londra, non c'è stata una crisi della borghesia greca, c'è stato uno scappiamo, andiamo da un'altra parte, delocalizziamo, vendiamo, trasferiamoci di paese, andiamo appunto nella City dove si fa la finanza. Questo per dire cosa? Che il problema della politica oggi si pone non dal punto di vista della battaglia parlamentare all'interno del proprio paese, si pone come costruzione della soggettività che o parte dalla constatazione che il nemico è cambiato, il nemico non è lo Stato nazionale, ma perché lo Stato nazionale non c'è più, conta quanto un'amministrazione provinciale, il discorso di destra è ridicolo perché torniamo allo Stato nazionale soggetto di sovranità, no, è finita, è un'epoca storica che è finita per quanto riguarda l'Europa. Quella che è la politica è contemporaneamente la costruzione di questa soggettività e la capacità di inceppamento del processo di costruzione dell'Unione Europea. Non si dà l'uno senza l'altro, non è che io costruisco la soggettività e qualcun altro inceppa il percorso. Si costruisce la soggettività che è capace di bloccare quel percorso, di incepparlo, di deviarlo, di interromperlo in determinati momenti. È quindi per forza una soggettività conflittuale, ma una soggettività pensante in termini scientifici. Secondo me l'importanza di momenti come questo, sarei d'accordo anche a renderli permanenti, è che si comincia a coagulare un pensiero capace di orientare la conflittualità e di orientarla, cioè di dargli una prospettiva. Io non credo che nessun momento conflittuale, sia esso l'Ilva, siano i movimenti per l'abitare, sia la Val di Susa, sia qualsiasi altra cosa possa accadere, la Terra dei Fuochi, il Nomos, eccetera, nessun movimento parziale può attingere alla complessità, semplicemente esprimendosi nel conflitto, perché le questioni sono effettivamente, spropositamente più ampie di quello che ognuno di noi può, o anche di noi, ognuno di noi a piccoli gruppi può partorire come consapevolezza. Facciamo un esempio, perché è cambiato il nemico, è l'Unione Europea, quindi c'è questo superstato che non è uno Stato, è un sistema di trattati economici che addirittura adesso potrebbero e vorrebbero trasformare in contratti ancora più vincolanti dei trattati.
questo avversario non è soltanto, diciamo, i borghesi finanziari o industriali manifatturieri, quindi che so, 10, 20, 30 mila persone che stanno nelle segrete stanze di Bruxelles, Francoforte, Londra, Parigi, Milano, forse ce n'è rimasto qualcuno, ma non se n'è già andato, che prendono le decisioni per orientare i flussi finanziari, l'import e export, decidere le filiere produttive e così via. Questo avversario, penso alla BCE, che dove credo lavorino almeno 10.000 persone, tutti economisti di primo livello, dove non ci sono sicuramente comunisti militanti all'interno, e sono 10.000 teste pensanti che lavorano su un progetto. Cosa esce fuori da lì, oltre a essere performativo, se facciano bene o facciano male ci cambiano comunque la vita, come dire, è un sapere istituzionalizzato al lavoro che non si può contrastare con l'improvvisazione. Cioè la debolezza più grossa della sinistra antagonista italiana ed europea è aver smesso di pensare, smesso di ragionare, smesso di studiare i processi, noi testi. I testi sono importanti per avere gli strumenti per leggere i processi, ma bisogna studiare i processi per capire in quale cazzo di direzione si sta andando. E questo è stato il difetto principale, che addirittura diventa istituzionalizzato per i nuovi conflitti e per i nuovi movimenti. Abbiamo sentito, non solo nell'assemblea dopo il 18 e 19, teorizzata la necessità di non sapere più di tanto, perché chissà perché diventa un nemico. Ora, questa cosa è la politica che ci manca e la politica che va costruita, non è più la politica parlamentare, ma non perché è una questione ideologica, perché lì dentro non si decide più niente. Può diventare importante il diritto di tribuna, perché se non stai lì nessuno ti si fila, sono tutte considerazioni secondarie. La considerazione principale è che l'avversario è un superstato che non è esattamente uno Stato e che è al riparo da qualsiasi influenza dei movimenti, degli interessi sociali differenti, perché non prevede istituzioni più che filtrano gli interessi sociali facendoli trasformare in politiche, in proposte, in leggi, in norme. Allora, se è questo l'interrogazione, noi ci troviamo in una situazione che nel capitalismo occidentale c'era agli inizi, però come tutte le cose, quello che si manifesta all'inizio in una forma, verso la fine si manifesta in un'altra e va tematizzato di nuovo. Non ci sono, diciamo, su questo piano professori già pronti per insegnarci qualcosa, dobbiamo scoprire noi. Ma noi abbiamo davanti un avversario che dice: noi abbiamo sostenuto la democrazia come criterio per 100-150 anni, era un bluff, lo sapevamo, adesso vogliamo anche il bluff. Si può dire è una forma che cambia, che non cambia la sostanza, sì, ma quando cambia la forma, ritornando all'esempio dell'inizio, io ci starei attento, perché a secondo di come ti menano, insomma, cambia pure il risultato. Questo per dire cosa? Che è finita quella politica parlamentare ed è finita anche la politica dei piccoli gruppi. Questi momenti di confronto non sono momenti di confronto tra idee diverse per tornarsene a casa con le proprie idee, sono momenti di confronto per trovare soluzioni a problemi che abbiamo tutti, anche chi fino adesso pensava di non avercene, per trovare soluzioni a problemi anche di chi qui dentro ancora non ci viene, di chi a questi momenti non ci partecipa oppure li vede soltanto come cosa da ceto politico intellettuale, perché è in momenti come questo che ovviamente devono essere aperti a molta più gente, a molti più contributi, che si può cercare di capire la natura dei processi in cui siamo immersi e quindi la possibilità di trovare qualche soluzione. Se uno non si fa la domanda, la risposta sicuramente non la trova. E siccome non è più un gioco, perché stiamo in un capitalismo in crisi, al settimo anno di crisi, non c'è niente più da giocare. Abbiamo visto che, abbiamo visto storicamente, ma l'abbiamo visto anche ai margini dell'Europa ormai, che le cadute improvvise, i crolli improvvisi di alcune situazioni non è che sono precedute da segnali particolarmente intensi e particolarmente violenti, però poi avvengono. Quello che è avvenuto in Grecia fondamentalmente è
è stato fatto in relativamente pochissimo tempo. Chi non si era adeguatamente, come dire, non dico preparato sul piano organizzativo, era impossibile, ma chi non ha ragionato sui termini della trasformazione che stava avvenendo sotto i suoi piedi e sopra la propria testa, ci è precipitato con tutte le scarpe. Cioè, chi dice lottiamo per correggere le impostazioni, democratizzare l'Unione Europea, non sa che cosa dice, ma non perché non sia teoricamente possibile, ma perché nella pratica non ci sono gli strumenti per farlo. Le istituzioni europee non prevedono questo. Tu puoi anche prendere il 60% del tuo Parlamento, mandare Vasapollo a Bruxelles, Vasapollo batte i pugni sul tavolo a Bruxelles e quando torna non è che è cambiata la politica europea. Allora, se questa è la situazione politica, è un tema da rimettere, come dire, coi piedi per terra e ricominciare a ragionarlo dall'inizio alla fine. E il problema della democrazia non è semplicemente un problema di forme, perché se già la trilaterale 40 anni fa si preoccupava di avvertire che la democrazia era in crisi e che la governabilità diventava un obiettivo prioritario rispetto alla partecipazione delle classi sociali alla formazione della decisione politica, beh, se è un problema che viene da lontano, allora è un problema strutturale del capitalismo in questa fase, e di questo bisognerebbe fare scienza.